Maurizio Buscaino, direttore sportivo della Sigel. Allora, analizziamo la nuova sconfitta per 3-0 della Sigel questa sera contro Chieri, contro una formazione che chiaramente vale la classifica probabilmente che ha in questo momento. Ma io credo che valga forse di più, perché in questo momento è terza, però secondo me è una delle squadre più attrezzate del campionato insieme a Mondovì, fra tutte quelle le squadre che abbiamo visto noi nel girone d'andata. Io credo che alla fine Mondovì, loro, forse ci metto anche Cuneo, insomma si giocheranno il primo posto per la 1. Stasera c'era poco da fare, fra altre cose eravamo pure senza cambi, visto il problema che ha avuto la Perri venerdì in allenamento, neanche l'abbiamo potuta utilizzare, neanche si è riscaldata, quindi purtroppo non avendo cambi e contro un gruppo del genere che non ti ha concesso spazi, perché che era sempre col fiato sul collo, siamo stati pure avanti in alcuni frangenti di set, addirittura il terzo siamo stati pure di 17 pari, il secondo 11-4, però era una squadra che ci dava l'impressione che appena pigiava sull'acceleratore andava via facilmente. E così è stato. E, rischia di andare via anche il campionato, anche se chiaramente è presto, perché abbiamo appena saputo che Perugia questa sera, e che poi la formazione su cui la Sigel fa riferimento per quanto riguarda il terzo posto, quindi ultimo utile per la salvezza, ha vinto questa sera. Quindi si sono allungate ancora ulteriormente le distanze tra la Sigel e Perugia o Olbia, comunque adesso siamo lì. Sì, è cambiata, diciamo, la squadra da inseguire. Fino a questo pomeriggio era Perugia, adesso è Olbia che si trovano a 6 e a 7 punti. Certo, noi dobbiamo vincere gli scontri diretti in casa, questo certamente è da 3 punti, perché se non vinciamo gli scontri diretti da 3 punti rimane poco da fare. Ancora il campionato non è perso, non è finito, ci potrebbe essere pure la possibilità di un recupero su Olbia piuttosto che su Perugia. Io includerei anche Montecchio, che da un po' di partite che non riesce a fare punti, anche se loro si trovano a 11 punti. Però noi abbiamo fissato la quota salvezza a 23, e anche Montecchio, che a 19 in questo momento sta rischiando.